Ciao raga! Oggi vi portiamo in un evento che si svolge ogni anno qui a Catania, cioè, ovvero l'Etna Comics. Praticamente possiamo trovare di tutto per gli amanti degli anime, dei fumetti, del disegno, di tante cose creative. È il posto che fa per voi. E siccome noi siamo degli youtuber della generazione peggiore, e chi ci conosce sa che amiamo i manga e gli anime, quindi capirà questa citazione, e quindi non potevamo non portarla nel nostro canale. Esattamente. Quindi ci vediamo tra poco e vi facciamo vedere tutta la fiera. Ovviamente per generazione peggiore si intende One Piece, per Luffy e la sua ciurma, per chi non l'avesse capito. Ed eccoci raga, siamo qui. Già c'è tantissima confusione come potete vedere, ma tra poco entreremo, faremo il biglietto e poi vi faremo vedere qualcosina. Ok, ci hanno appena dato i bracciali, eccoli qua. Siamo pronti all'entrata. Qui praticamente facciamo vedere il nostro pass e possiamo entrare. No raga, i personaggi di Demon Slayer. Fantastico. Troppi personaggi fighi. Qui è il nostro mondo, ragazzi. La supercar. Che figa! Proviamo ad andare nell'area Euronix. Vediamo che cosa hanno. Bellissimo. Cosa? Giochi? 99, 59. Vuole studiare un po' Harry Potter. È fatto benissimo. Tipo il maestro Mutant. Quello sì, quello sì. Cioè ragazzi, abbiamo anche il Nintendo per giocare al Nintendo. E quello ha la maglietta di Naruto. Bella. Ora ci troviamo in un'area dove ci sono meno persone, quindi cercheremo di, in queste aree più tranquille, di poter parlare, perché non sappiamo se si sentirà un casino. Ora vediamo se troviamo l'area food, andiamo a mangiarci qualcosa, vediamo, ovviamente il nostro canale trattiamo questo, quindi vediamo se ci sta, no? Vediamo se ci andiamo a mangiare qualcosa. E nel frattempo vi facciamo vedere le varie stanze dove stiamo percorrendo. Vediamo cosa possiamo trovare qua nell'area mostre. Qui abbiamo diversi disegni. Qui possiamo trovare anche Paperino. Ok ragazzi, lì abbiamo Jack Sparrow. Vediamo se ci fa fare una foto insieme a lui. Jack. Ok ragazzi, qui abbiamo Jack Sparrow. Capitano. Compare, iscriviti al canale dei Framatunes. Ciao. C'è Brooke ragazzi, l'abbiamo avvistato, c'è Brooke. Vai per ragazzi, non so, ma qui ci sono i ragazzi di Loop Staff, Printale, non so se conoscete, ma sono abbastanza famosi e me li ha fatti conoscere Germano. Grazie, ciao. Ci troviamo nell'area food e ci sono parecchie cose. Ti fanno, anzi, ve lo spoileriamo oppure no? Sì, sì. Va bene, ve lo facciamo vedere. Qua fanno anche il ramen. E questo è il menù. Ci
sappiamo da Macchianata, questi sono i nostri amici. Non so se vi siete visti già il Catania Food Porn Tour, ma se non l'avete ancora visto vi consigliamo di guardarlo, perché è davvero bello, davvero corposo. Vi facciamo vedere subito. Abbiamo preso questo cornetto vuoto per mantenerci leggeri. Tre cornetti ci sono venuti 6 euro. Niente ragazzi, ispira al pistacchio. E ora stiamo assaggiando questo cornetto alla Nutella, che già si è sciolta tutta. Pazienza, fa troppo caldo. Ora che ci siamo riempiti la pancia con il nostro Germano, lo portiamo. Dove ti portiamo? Nella parte dedicata, penso, ai fumetti, al manga, che sono quelli che ci interessano. Vediamo che cosa possiamo trovare. Volete una maglietta a tema manga? Qui fa il caso vostro. No ragazzi, ci siamo, ci siamo. Guardate, guardate le action figures. Davvero belle. Dov'è Kaido? Certo, ci sono quelle fatte meglio e quelle fatte più a giocattolino. Ecco, questo potrebbe essere davvero uno spoiler, non so se si vede qualche cosa, ma siccome stiamo guardando anche Attack on Titan, non me ne voglio fare. Goku ultra istinto, ragazzi. Lui è davvero una cattiva persona. Quindi se lo incontrate in giro, no, non salutatelo. E ovviamente lasciate un bel like. Ragazzi, lasciate un bel like se ve lo dicono loro. Comunque guardate quante cose belle. Ma quello è Kratos, ragazzi. È proprio lui. E si sta vendendo anche le cover. Ora non so cosa vi ha ripreso Matteo, perché la macchina fotografica la stiamo tenendo un po' io e un po' lui. Praticamente ora pensiamo di salire, perché ci dovrebbero essere tutti i costumi, i vestiti, e ci andiamo a fare qualche foto. Le scale mobili, che ovviamente non funzionano, e quindi ce la dobbiamo fare a piedi. Pesantuccia, direi, soprattutto dopo quel cornetto che abbiamo mangiato. Arti marziali. Poi ragazzi, c'è tutta la parte dedicata a Star Wars, come potete vedere. Come potete vedere, stavo dicendo, c'è tutta la parte dedicata a Star Wars, che ahimè noi non abbiamo visto, però che vogliamo recuperare. Abbiamo alcune opere del Il Baffo, non so se conoscete, ma è molto famoso su Instagram per questi disegni appunto che spaccano, dai. Ci siamo appena fermati perché abbiamo trovato una panchina libera e noi siamo sempre all'indietro, abbiamo fatto sedere Racchetti che è con noi. Un pochettino di ombra ci voleva per forza, sì, c'è qua, molta confusione. Qua allora non si capisce quasi nulla perché è così pieno, però quando vai, non lo so, è il nostro mondo, siamo davvero contenti. Non so questo che personaggio sia, ma è veramente bello, il costume è fantastico. Mi hanno appena detto che è di Final Fantasy, scusate ma non lo sapevo, ma veramente il costume è spettacolare.
qui giustamente si fanno tutti le foto. Poi ho fatto una passata di quella vendita, valore, e così via. Sono per quelli strati, poi vedevo gli anni sono usciti i vani. Tutta scuola è andata. Sì, sì, sì. Devo tornare. Dimmi, vuoi dire qualcosa? Sì. Dovrebbe stare in un museo. Ma perché? Che lo fanno in russo questo personaggio? Ah, ecco perché. T'hanno buttato la grana, è stata Gis. Lei è pomodori comunque, la granata lo sporca. Ora ti saluto ridendo come riderebbe Maurizio. Se lo merita l'applauso, ha fatto pure la caduta, lo stuntman. È un sollievo rimettere le maschere sigillate nel mondo. Molti provano a fuggire dai propri fratelli, ma è impossibile. Non c'è fato né destino. Troppo bravo, andatelo a seguire, la sua pagina Instagram è damix_music, ma ve la lasciamo proprio qui sotto. E niente, siamo nell'area food, abbiamo preso questo antipastino, ci hanno dato questi onigiri, praticamente uno con il salmone e uno col tonno, e vediamo poi come sa. Assaggiamo. Mi ispira. Com'è? Buono, ci sta. Questi qui sono venuti 8 euro per questi due pezzi. Come antipastino ci sta, dai. Ok, siamo qui per provare il ramen. È un yakisoba che ho preso io. Lo stiamo aspettando. Ovviamente un po' per i prezzi ne approfittano perché le quantità sono più piccole, però il prezzo è un po' più elevato. Ma siamo all'Etna Comics, ragazzi, quindi ci sta. Abbiamo preso questi noodles praticamente, che vengono a costare 9 euro, mentre poi c'è... Mentre poi abbiamo preso questo, il ramen, e questo è costato 11 euro. Alcuni ragazzi hanno detto che sembra veramente un ramen buono, discreto, però quello in Giappone sicuramente sarà più buono, ma andiamolo a provare. Buono? Buono. Abbiamo anche Naruto. Questo si chiama Naruto, come il... come l'anime. Come l'anime. Guarda la parte del signor Nail, che non colpisce! Signor Lei ancora in vita, 136% a 103. Adesso Peppino forse un po' impaziente sull'avversario che potrebbe vedere riaperta la situazione. Peppino aperto, potrebbe lanciare il palo e non lo prova. Ancora lancia su Inferno sullo scudo. Lo scudo che però non colpisce, adesso potrebbe cercare. E c'è però Inferno davanti. Signor Lei completamente riaperta la finale. 2-1 ancora per Peppino, ma Signor Lei c'è. Comunque congratulazioni, continuerò a fare il tifo per te dalla lunghissima distanza. Ancora una volta ragazzi un applauso per Peppino, il nostro vincitore del torneo 1-1 di Super Special Ultimate. Ok ragazzi, non ci siamo fatti sentire per un po' perché siamo stati a mangiare e siamo un pochettino stanchi, c'è Ace. Esatto. Però c'era uno molto più realistico che hanno fatto. E niente, ora ci stavamo facendo un giro, ci siamo riposati un po' e ora
ci sono molti più cosplay che stiamo vedendo. Io comunque devo dire una cosa, il ramen era veramente buono, quello là sembrava un po' costoso e sembrava che non ti riempiva, ma invece devo dire che era buono, non penso sia il massimo del ramen che puoi trovare nel mondo, però era buono, delizioso e ti riempiva abbastanza. E come potete vedere abbiamo altri personaggi tipo Zoro, Luffy vero donna. Ci troviamo qui con il cosplay. Sono il maestro assassino Paint di Siwa in Egitto. Iscrivetevi al canale. Ok raga, stavamo citando e abbiamo incontrato Yamato, ragazzi. Iscrivetevi tutti al canale dei Prama Twins. Ok ragazzi, ci troviamo sempre da Nakhianata, ci siamo innamorati noi di loro, non possiamo non venire qui, abbiamo preso questo cornetto che ci dicevi è? Cioccolato, ancora non tutti lo trattano ma noi invece sì. Ok, e poi ci stanno consegnando un gelatino che prenderemo tra poco. Ullala! Raga, non siete pronti ancora a vedere questa golosità. Ok, ancora non siete pronti, ma guardate qua. Mamma mia ragazzi, ma questo è food porn puro, veramente. Prima o poi ci farete l'abitudine. Io lo assaggio, ma mamma mia. È Nutella di pistacchio quella? No, no. È buonissimo. Ok, ora è il mio turno. 5. Andiamo a assaggiare subito. 75? Com'è? No raga, non è buono per niente. È buonissimo, cioè è la fine del mondo, veramente. È veramente molto cremoso. La Nutella di pistacchio è la fine del mondo. E anche pezzetti di pistacchio all'interno. Wow. Il cornetto con il gelato è approvato. Andiamo con quest'altro cornetto. Mamma mia, perché anche in un video del genere il food porn ci doveva entrare. No, veramente, troppo buono. Siamo appena stati a mangiare da Nakhianata in collaborazione con Ivan. Le cose, abbiamo mangiato le cose dolci, quei cornetti con il gelato era pazzesco, veramente. E ora per rinfrescarci ci prendiamo un bel bubble tea. Tè praticamente non l'abbiamo mai preso, è un tè con delle palline aromatizzate a dei gusti particolari. Io me lo immagino tipo gelatina, sì. Quelle palline che saranno gelatinose, no? Praticamente, come sa. Praticamente è un bevi mangia, bevi mangia. Allora, è buono? È strano. Si sente il tè, però ti servono subito tutte quelle palline, tutto. Queste qua. Che sembrano tipo gelatinose. Io l'ho appena assaggiato, sembra. Il mio sembra buono. Perché il mirtillo gli dà quella cosa, quella nota forte che magari fa prendere più gusto al tè stesso. Comunque in una giornata come queste che ci sono più di 40 gradi è bello rinfrescante, quindi ci sta. Ora che siamo a fine giornata, cioè qua chiuderanno più tardi, però ora vediamo, possibilmente stiamo un altro po' e poi andiamo. Magari guardiamo tutti i gadget, fumetti, manga e altro. I Funko Pop. Vediamo se ci ispira qualcosa in caso la compriamo. Nel caso vi facciamo vedere. Abbiamo visto qualcosa che ci potrebbe piacere molto e che la desideriamo una bella pazzia. E che soprattutto la desideriamo da troppo tempo. Ciao. Ciao. E che soprattutto la desideriamo da troppo tempo. E quindi stiamo andando a fare una piccola pazzia. 1-5-11 mi mando. Va bene. Ok, siamo 2, qui 3, per. 4, 6, 7, 8, 9, 10. 11 manca, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Ok raga, stiamo facendo una grande pazzia, ma per qualcosa che ci piace davvero tanto, ci stiamo prendendo My Hero Academia. Ecco là il nostro manga, la nostra montagnetta di manga. Ce li stiamo mettendo al lato e devo dire che sono davvero belli. Bottino preso, l'abbiamo preso quasi tutti i volumi, poi ci saranno quelli che dovremmo andare a recuperare. Però ragazzi, era una cosa che dovevamo fare perché manga come Dragon Ball, One Piece e Naruto sono bellissimi. Questo sì, li vorremmo anche noi, però My Hero Academia è uno di quegli anime nuovi e manga nuovi che ci hanno dato davvero tantissime emozioni e che dobbiamo prendere assolutamente. Quindi io e Matteo ci siamo fatti un piccolo regalino. Ce l'abbiamo. Camini, cartone telato. 100 euro e uno. 100 euro e uno. Ecco, volevi dire 2 euro. 2, 100 euro, 3, 4, fatto. Ma secondo te forse nelle aste di beneficenza tirarne due fuori non va bene, vero? Michele, sentiamoci in diretta, qui insieme. Il nostro tour dell'Etna Comics del 2022 termina qui. Come potete vedere ci troviamo all'uscita, ma prima di andare via ovviamente vi facciamo vedere il nostro regalo che ci siamo presi. Oh no, veramente no raga, guardate, eccoli qua, guardate che belli tutti quanti. Con Dabi è uno dei nostri personaggi preferiti. Veramente è perfetto. Lui è un villain, ma è uno di quei personaggi veramente pazzeschi. Bellissimo. E poi c'è Deku, Endeavor, guardate Endeavor. Veramente che bello. Quindi che dire di questo regalino? Ti è piaciuto Francesco? Assolutamente sì. Veramente, l'ultima emozione dell'Etna Comics 2022. Ci stava veramente a pennello. Speriamo che questo tour dell'Etna Comics 2022 vi sia piaciuto. Noi ci siamo divertiti veramente tanto. E noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ma prima vi ricordiamo di lasciare un bel like e iscrivervi al nostro canale, perché grazie a voi possiamo portare video sempre più di qualità. E noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Ciao, ciao. Raga.